Uno dei più belli oggetti che ho stampato è questo. Per perdere un po' di tempo, per prendere un po' di tempo, nel senso che sempre contenuti tecnici in cui spiego dei problemi alle stampanti 3D, dopo un po' potrebbero stufare alcuni, perché alcuni magari si sono solo informati e vorrebbero vedere solo cosa si può fare con le stampanti 3D. Questo è l'oggetto che mi è piaciuto di più nel senso che mi piace giocarci, e mi è piaciuto anche nel senso che ho avuto soddisfazione stampare un oggetto molto grosso, molto particolareggiato, molto difficile da stampare. Abbiamo stampato io e Marco Zucchero, che è un mio collaboratore, e è un test. Questi qua sono file che trovi liberi online ed è un gioco che molti di voi magari l'avranno già visto. Molti storici che stampano da 2 o 3 anni avranno visto su Facebook alcuni post del genere. Però per farlo conoscere al pubblico, tutto il pubblico che ho, alcuni che magari non l'avevano mai visto, questo è un oggetto Questo qua è un oggetto che è composto da una vite infinita, nel senso che continua a girare, continuando a girare, continuando a girare, la pallina si incastra qua e sale fino in cima dove ci sono degli scivoli, come degli scivoli d'acqua, dove la pallina rotola e per un bambino, per un ragazzo, ma anche per me, è molto bello, nel senso che un bambino può divertirsi e per me è un antistress. Ogni tanto me lo tengo vicino alla mia scrivania. Quando magari mi girano un po', perché alcune commesse magari non riesco a prenderle, o perché dei lavori non siamo in tempo, mi metto lì un secondo e lo faccio girare. Al posto che farmi girare, quindi faccio girare questa vite infinita. Vediamo bene come funziona questo oggetto e quella cosa che spiegavo prima della vita infinita. È un castello che possono usare ragazzi di ogni età, possono viaggiare con la fantasia e vedere queste piccole biglie che rotolano sugli scivoli, una cosa che a me piace molto. Vediamo come sono fatti questi oggetti visti dall'alto. Come dicevo, c'è dentro una vite infinita e poi dentro c'è un condotto dove la vite infinita va a inserirsi. Le palline salgono, escono su questi scivoli, fanno qualche giro e poi entrano nei vari condotti. Questo qua è l'oggetto, è il castello rosso, quello più piccolino che pesa circa 600-500 grammi, mi sembra, mezza bobina di materiale. Mentre quello che avete visto prima, che adesso vi farò vedere meglio come questo, pesa quasi 1 chilo.
Questo oggetto qua pesa quasi 1 chilo, ha dentro, vabbè, delle biglie che adesso togliamo per farvi vedere come è fatto dall'alto. Questo qua invece è quello più pesante, pesa come ho detto 900 grammi, un pochino più grosso e a me il verde piace un po' di più. Ha un percorso che è simile, la differenza è che sono stati aggiunti questi particolari, questo e questo. E poi il condotto qua è per una biglia un po' più grossa rispetto a questo qua rosso. Qua all'interno ci passano delle biglie piccoline, qua all'interno ci passano delle biglie un po' più grosse. La differenza fra le due palline è proprio questa. Questa si inserisce perfettamente qua e questa si inserisce perfettamente qua. È stato studiato per far divertire ragazzi, bambini, eventualmente anche adulti nel far scendere le palline tramite un percorso. Questa cosa del percorso, mi ha sempre affascinato a me da piccolo con le macchinine. Infatti avevo delle piste su cui facevo scorrere delle macchinine e adesso probabilmente un ragazzo può anche fare scorrere delle biglie su strutture di questo genere. Se qualcuno quindi ha la capacità di realizzare dei modelli 3D di oggetti simili a questi, è bene che lo faccia e che li butti online liberi, un po' per garantire a tutti gli altri che possono usare, quindi divertirsi con i suoi modelli 3D, un po' per ottenere fama e popolarità. Sicuramente chi ha progettato questo oggetto qua, il primo che ha progettato questo oggetto qua, avrà successo e sarà conosciuto in tutto il mondo. Alla prossima! Ho appena aperto una playlist di soli audio. Ho pensato che poteva essere utile per voi ascoltarmi, ascoltare alcune cose riguardanti la stampa 3D e le stamparti 3D anche mentre disegnate, per esempio. Mentre magari disegnate, potete mettere su questa playlist e ascoltare eventualmente cose tecniche e cose più orientate per capire dove andrà a finire il mercato della stampa 3D. In questa playlist raccoglierò tutto indistintamente dai contenuti tecnici e da quelli creativi. Accoglierò le persone e vorrei che le persone commentassero sotto agli audio per generare domande e risposte utili a tutti gli iscritti del gruppo. Eventualmente se c'è un problema che non riuscite a risolvere scrivete sotto l'audio giusto e le persone quando guarderanno quest'audio qua, perché avranno lo stesso problema, guarderanno anche i commenti sicuramente. E lì sarete stati utili anche voi. Quindi ho messo in pubblicazione, e ormai è entrata in pubblicazione questa playlist, ci sono subito 6 audio e settimanalmente continuerò a buttare contenuti. Se questo video quindi ti è piaciuto, condividilo sui social, condividilo a qualche amico e fagli vedere che cosa si può fare con la stampa 3D e che cosa in Italia stiamo riuscendo a fare con queste stampanti 3D FDM un po' difficili da gestire. Alla prossima!